Arstein. Rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero. Bella raga, siamo qui dopo Milan-Roma, finita 3-3, purtroppo il Milan non riesce a vincere stasera per via di episodi, via di arbitraggio, che non voglio parlare, sicuramente l'arbitro è stato scandaloso secondo me, sia per quanto riguarda a favore del Milan ma anche a favore della Roma, per i due rigori inesistenti secondo me che è andato sia alla Roma e al Milan, perché diciamocelo, sono due rigori inesistenti sia per noi che per loro. Ragazzi, il Milan secondo me meritava di vincere, potevamo farne 6 alla Roma di gol, però purtroppo per sfortuna la palla è uscita, sia per quanto riguarda il colpo di testa di Kier sul palo, Romagnoli è l'ultimo che ha sferrato il gol, poi mi ricordo anche altre occasioni con Çalhanoğlu, quindi raga, sfiga, purtroppo ci sta, comunque il 22esimo risultato utile consecutivo, siamo primi in classifica, quindi salutate la capolista. Purtroppo raga, 3 gol sono tanti, perché sono tanti 3 gol, era da tanto che il Milan non prendeva 3 gol in una partita, però raga, purtroppo uno è dato sul rigore inesistente che ha fischiato l'arbitro, e due su due appunto errori individuali, uno di Tatarusano che veramente raga, speriamo che sia la prima e l'ultima volta che gioca, e il secondo di Zlatan Ibrahimovic che anche lui umano l'ha mostrato, purtroppo voleva rinviare la palla, l'ha ciccata completamente e quindi ha fatto gol a Roma. Ci sta raga, comunque non possiamo dare la colpa a Ibra che ancora una volta oggi ha fatto doppietta, gol splendido dopo 2 minuti su assist fantastico di Leao, poi il Milan che si è fatta rimontare dalla Roma con un gol di Dzeko appunto sopra inattiva su errore di Tatarusanu, poi è andato in vantaggio con al secondo tempo con Selemakers con un'azione fantastica di Leao, tra l'altro Leao secondo me è uno dei migliori in campo, poi la Roma l'ha recuperata ancora con Veretout con rigore inesistente, poi il Milan è andato in vantaggio con un altro rigore inesistente a favore nostro, con Ibra, quindi doppietta, Ibra che sale a 6 gol, capocannoniere per ora della Serie A, e poi la Roma l'ha riacciuffata con Kumbulla, purtroppo all'85esimo minuto, mi sembra, comunque giù di lì, su palla inattiva sul re di Ibra. Secondo me comunque raga, non bisogna essere tristi perché comunque la Roma è un grande avversario, potevamo far di più, potevamo sfruttare meglio le occasioni, però è andata così, siamo primi in classifica, siamo a più 2 sul Sassuolo e sul Napoli, c'era magari un po', come si può dire, c'era il rammarico perché si poteva fare la mini fuga, andare a più 4, però contando che comunque uno sconto diretto è buono questo pareggio, anche se ci sta un po' stretto a noi diciamo, quindi raga... Sinceramente questa partita non so più che altro come pensarla, cioè la penso positiva da una parte ma negativa dall'altra. Comunque secondo me i migliori in campo del Milan sono stati Leao, che ancora una volta si è dimostrato che quando tornerà Rebic sarà una bella sfida per l'esterno sinistro, titolare del Milan. Poi Zlatan che ha fatto doppietta come al solito trascina la squadra, un altro giocatore che mi è piaciuto in particolare è stato Selemakers e anche Calabria sulla destra. Non do la colpa alla difesa per i gol perché vi ripeto, 2 su palle inattive e 1 su rigore. Purtroppo la Roma è forte sulle palle inattive, il Milan è stato disattento 2 volte con 2 errori individuali, quindi non mi sento di dare insufficienza in difesa, perché il Milan è stato comunque, diciamo, abbastanza ordinato come al solito. Do l'insufficienza invece a Tatarusano che ha sbagliato completamente con quella uscita lì nel primo tempo. Niente raga, partita che finisce 3-3, il magico Milan contro la magica Roma. Purtroppo finisce così, siamo primi in classifica a 13 punti in 5 partite. Niente raga, fatemi sapere cosa ne pensate, se siete felici per questo risultato, ovviamente si poteva puntare in grande, però raga, meglio che niente. Mi raccomando, like, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Sempre Forza Milan, bella!